Mario Pisani, con questo evento l'architettura si apre al territorio. Quanto è importante il lavoro degli architetti e quanto può incidere sulla vivibilità e sostenibilità delle città? Sicuramente moltissimo, perché l'architetto è quello che ci fa vivere meglio. Come possiamo vivere meglio? Insomma, avendo una città che funzioni. È stato dimostrato che là dove c'è una cultura architettonica, penso a Barcellona, penso a Madrid, penso a Parigi e tante altre capitali europee, le cose funzionano meglio, a cominciare dal traffico, che significa meno smog, una struttura in cui per percorrere alcuni chilometri non è indispensabile impiegare chissà quanto tempo. Sono città vivibili perché sono piene di verde, di giardini, di luoghi di incontro, di piazze, dove la gente è sicuramente anche più contenta, non c'è delinquenza, non c'è vandalismo, quindi l'architettura certe volte può sembrare una cosa molto lontana dai nostri interessi, in realtà invece ci tocca quotidianamente, dalla mattina in cui ci svegliamo e magari per andare a lavorare ci mettiamo troppo tempo, alle scuole, ai giardini, all'ambiente, quindi stare bene e avere una buona architettura fa bene a tutti quanti. Lei ha curato una rassegna delle opere che sono state, che sono state realizzate in Italia nell'arco di 10 anni. Che cosa è cambiato da 10 anni a questa parte? Sicuramente c'è una molteplicità di linguaggi, di interventi, di personalità. Sicuramente il suo fatto di avere molti architetti ha fatto sì che anche molti fiori sbocciassero e quindi pur nelle contraddizioni che abbiamo e che viviamo, però ci sono segnali, forti segnali di ripresa. Significa che la generazione che ha fatto gli Erasmus, che è andata in giro per l'Europa eccetera, ha avuto modo anche di conoscere altre situazioni, altri ambienti, impadronirsi di queste conoscenze e portarle a sviluppo, per cui può essere un momento molto importante per l'Italia, se punta su questi giovani, su queste persone che credono nell'architettura e possono fare un'opera meritevole per le città e per il paese. Tra tutte le opere che ha recensito, qual è quella che le è piaciuta di più? Ma sono sicuramente molte, sia dei maestri, appunto io ho fatto vedere la fiera di Milano di Massimiliano Fuxas, ma anche opere semplici, penso appunto alla piccola cappelletta che ha fatto Lopez, oppure questa stazione marittima della Grasso Cannizzo, cioè c'è un sentimento di risveglio, di attenzione per l'architettura che è molto positivo. Ora vorremmo che la classe politica finalmente si svegliasse, capisse l'importanza dell'architettura e che facesse degli interventi in questa direzione, non per tagliare le parcelle come sembra abbiano intenzione di fare, addirittura a gratis il lavoro dell'architetto, ma per stimolare le amministrazioni ad investire sul territorio, sull'architettura, sul verde, sul paesaggio.